Di Maio non sente profumo d'intesa. Un paese costretto ad attendere la direzione nazionale del partito crollato alle elezioni. Ma non basta, si tratta pure di un partito che assai difficilmente, il 3 maggio, darà una risposta unitaria. Tutto ciò nonostante gli sforzi di un segretario reggente, Maurizio Martina, che anche ieri ha fatto finta di non sentire i tamburi di guerra del fronte renziano. E dando pure la colpa al centrodestra, siamo arrivati a questo dopo 50 giorni di caos, tira e molla e veleni tra le forze che il 4 marzo hanno prevalso. Siamo arrivati a questo non certo per colpa nostra. Salvini e i soci che cercano di fare la morale dovrebbero solo tacere ora, la disamina di Martina. Che ha cercato poi di interpretare i no che piovo da certi ambienti del suo partito contro il M5S. Non sfugge a nessuno di noi che questa strada è difficile e potrebbe anche non portare a una intesa. Nessuno dimentica gli scontri che ci hanno diviso in questi anni dal Movimento 5 Stelle. Siamo stati e continueremo ad essere esperienze profondamente diverse, alternative su molti fronti. Rivendicheremo sempre con orgoglio il nostro impegno per l'Italia con i nostri governi di questi anni. Non negheremo mai la nostra storia, la nostra identità, i nostri valori. D'altro canto, abbiamo già avuto anche nella nostra storia recente passaggi simili a questo. Si tratta ora di decidere se accettare il confronto o meno per giudicarne gli esiti solo alla fine di un vero lavoro di approfondimento, aggiunge. Insomma, lo scudo argomentativo è proprio quello, se abbiamo in passato i fatto governi con Berlusconi, ora possiamo farli con Di Maio. Il quale però tace e mastica amaro, avendo compreso che l'abbraccio col PD lo sta per catapultare lontano dalla poltrona di Palazzo Chigi che tanto ambiva, mentre Danilo Toninelli, il suo capogruppo al Senato, è stato mandato avanti a sostenere l'insostenibile. La questione Salvini e Lega si è definitivamente chiusa al termine del mandato esplorativo della presidente Casellati. Hanno avuto la loro occasione e Salvini ha tradito i suoi elettori. E ancora Di Maio premier. Irrinunciabile? Non per noi come forza politica, ma per quello che è successo il 4 marzo. Non sarebbe accettabile un governo appoggiato dall'M5S e non guidato da Luigi Di Maio, la conferma di Toninelli. Vorrebbero allearsi, ma già parlano lingue troppo diverse. E lo dimostrano proprio altre prese di posizione emerse nel corso della giornata politica. Un governo M5S-PD? La vera domanda da porsi è, per fare cosa? Ha scritto il vicepresidente Dem della Camera Ettore Rosato su Twitter. Mentre il presidente Matteo Orfini è stato non meno tranchant, sappiamo bene quanto vale la parola di Luigi Di Maio, in questi anni abbiamo fatto accordi politici che dopo saltavano nonostante la parola data, come nel caso delle unioni civili. Perché i 5 Stelle non decidono autonomamente, rispondono alla Casaleggio Associati, con cui hanno persino firmato un contratto, così Orfini, ospite di Lilli Gruber a 8,5 sulla 7. Io non credo, ha proseguito, che spetti al PD oggi fare una proposta per il governo del paese. Credo che ci spetti lealtà e onestà nei confronti di chi ci ha votato. E per me Salvini e Di Maio sono la stessa cosa, opposti della sinistra. Vedremo se alla direzione del PD troveremo una sintesi, ha detto ancora Orfini, tra le varie posizioni, molto diverse tra loro, o se faremo una conta. Non era possibile organizzarla prima del 3 maggio perché in direzione abbiamo anche gente normale, che lavora o che studia, hanno bisogno del tempo per potersi organizzare e venire a Roma.
il tempo che però viene perso inseguendo le farfalle di un accordo che nessuno vuole, a partire dalle rispettive basi.